Salernitana e Sampdoria si sfidano per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Gonzalez, spalla dentro per Lagumina, buono il taglio di De Luca che si gira bene, De Luca! La parata di Costil che salva i suoi e poi ancora De Luca, non riesce a dare potenza. Molto bella la girata, bravo il portiere della Salernitana coi piedi. Attacca la squadra di casa, Boine, Legoschi, poi Quemesi si gira, deviazione di Gonzalez e palla in rete. Ha segnato Quemesi al 27esimo, Salernitana in vantaggio. Ha preso una traiettoria stranissima questo pallone che si è infilato alle spalle di Ravaglia, 1-0. Pron, Boinen, pallone dentro per Boutaim che si coordina e calcia. Ravaglia evita il raddoppio. Occhio al corner, pallone a centro aria. Boutaim dopo l'uscita a vuoto di Ravaglia, non trova la porta, altra grande chance. Qui era uscito malissimo Ravaglia. Bradaric guarda in mezzo, parte il traversone sul secondo palo, spuca c'è una! Ravaglia dice di no e poi la Samp allontana. Qui pallone perso dai blu cerchiati, allora il tocco dentro per Ciauna che non sbaglia, il gol del raddoppio, 2-0, sinistro micidiale del giocatore ventenne che fa secco Ravaglia e raddoppia. Maggiore, Boutaim, palla che rimane lì, poi Quemesi carica il destro ma non trova la porta. Occhio alla Samp che prova a riaprirla, il cross in mezzo, allontana la difesa della Salernitana, poi ci prova Ricci che non trova lo specchio. C'è una, recupera palla nella propria metà campo e avanza veloce, occhio al contropiede della squadra di casa, ancora c'è una. C'è una, si accentra, prova a fare tutto da solo, c'è una, va al tiro e trova il gol che chiude la partita, 3-0 al 66esimo. Il giocatore del CIAD, naturalizzato francese qui, compie un mezzo capolavoro e cala il tris per la Salernitana. C'è una. Giordano dalla bandierina, Girelli, colpo di testa e palla sul fondo. Ancora Boinen che ruba palla, poi Simi per Cabral, la tocca soltanto Ravaglia, 4-0. Arriva anche la rete del capoverdiano all'86esimo. Finisce 4-0, la Salernitana travolge la Sampdoria, negli ottavi affronterà la Juventus.